Buonasera, benvenuti alla nuova puntata di Narrative. Questa volta intervisteremo una persona che ha fatto molto parlare di sé. Ha fatto parlare di sé perché ha scelto di non piegarsi a delle regole che lei giudica illiberali. E essendo un poliziotto, questa cosa ovviamente ha irritato molto il Ministero dell'Interno e il potere tutto, e in qualche modo sta scontando le sue idee. E stiamo parlando di Nunzia Schillirò. Buonasera. Buonasera. E ci racconterà non solo la sua storia, perché quella poi è stata molto raccontata, ma soprattutto quello che pensa, che è la cosa più interessante. Allora, io sono curioso di una cosa, perché tu sei poliziotto. Sì. Che cos'è per te la sicurezza? Il concetto di sicurezza, per essere sicuri, cosa pensi quando pensi alla sicurezza? Allora, io sono entrata in polizia proprio per il concetto di sicurezza, pensa, perché ho sempre pensato che noi tutti diamo il meglio di noi quando ci sentiamo al sicuro. E allora questa idea di poter contribuire alla sicurezza degli altri mi faceva impazzire, perché pensavo al mondo ideale, no? Se tutti ci sentissimo al sicuro, come quando siamo a casa, il mondo sarebbe un posto migliore. E allora, facendo poi questo mestiere, stando a contatto con la gente, ascoltando le loro storie, perché il bello di fare il poliziotto è che tu sei più vicino alla gente nel momento in cui la vita scoppia, esplode con tutta la sua forza, perché tu sei, li accogli nel momento che per loro è più tragico, e quindi questo ti permette veramente di essere vicino alla vita come nessun altro mestiere, perché ahimè è il motivo per cui non ho fatto il magistrato. Il magistrato arriva dopo, quando le acque sono ferme. Il poliziotto arriva come il bagnino, no? Deve salvare chi sta in quel momento affogando. Quindi sentivo questa missione. Poi, facendo invece il mio mestiere, ho scoperto che la gente non ha bisogno di sentirsi al sicuro soltanto quando sta in metropolitana, quando cammina per strada o quando sta seduto sul divano della suocera. Cioè, la gente ha bisogno soprattutto di sentirsi al sicuro dentro. E lì sono andata in crisi, perché ho capito che le persone si sentono al sicuro dentro. Cosa vuol dire? Vuol dire non avere paura dei propri sentimenti, delle proprie emozioni, ma soprattutto capirle i propri sentimenti e le proprie emozioni. Perché il guaio della nostra società e di chi come me fa un lavoro a contatto degli altri, con gli altri, io mi rendevo conto che la gente non riusciva a capire quello che gli stava accadendo. Cioè, quando tu soffri tanto, è come se ti scollegassi da te stesso. Vedevo queste donne, io poi mi occupavo di violenza di genere, di violenza sui minori, e vedere queste persone che venivano da me come svuotate, come se parlassero della vita di un altro. E io non riuscivo a capire all'inizio come potevo aiutarle, perché mi dicevano: no, ma io voglio rimanere dove sto perché tanto non cambierà mai niente. Quindi un senso di disperazione, di rassegnazione, di depressione, che sono disarmanti. E poi parlando, ma parlando non 1 ora, 2 ore, a volte 15 ore, a volte 15 giorni, mesi, cioè un percorso lungo. La gente pensa che denunciare i reati che ti ledono l'anima sia una passeggiata, non lo è affatto. Ecco, parlando invece con queste persone mi sono resa conto che la cosa più importante è farle sentire al sicuro dentro. E per farle sentire al sicuro dentro ci sono bisogno di due cose essenzialmente. La prima e di stare a contatto con la gente, cioè tornare a parlare, cosa che noi oggi non facciamo più, ma proprio di persona, come facciamo noi adesso. Perché quando tu parli hai un filtro, qualunque esso sia, il telefono, lo schermo, si perde tanto. Certo, un po' di energia arriva, ma tanto si perde, c'è bisogno del contatto umano, del tempo della riflessione, perché la vita è talmente frenetica che noi non riusciamo più a pensare. Cioè, non, è una società che non ha esseri pensanti, siamo tutti degli automi, dei robot, non tutti per fortuna, ma insomma la maggior parte. E quindi se tu invece parli con una persona, mi puoi interrompere, puoi dire: no, scusa, non ho ben capito, ripeti, puoi interagire con me, soprattutto cosa fai? Rifletti mentre io parlo. E questo ti consente di tornare a pensare con la tua testa, cosa che oggi non si fa. E poi c'è la grande mia scoperta, che si ricollega alla mia più grande passione che io ho messo da parte, proprio per un'educazione che ci spinge a non credere in noi stessi e nei sogni, ma ci spinge a credere nella materia e basta, che sono le storie.
Cioè io ho capito, ho visto accadere miracoli, soprattutto alle donne, ma anche agli uomini con cui io parlavo, quando raccontavo una storia. Che storia raccontavo? Raccontavo la storia di persone che ce l'hanno fatta, di persone che erano dei falliti, dei disperati, però erano riusciti a riconquistarsi una vita, la loro vita, la vita che volevano. E ho visto succedere dei miracoli. È una specie di demiurgo, insomma. Sì, sì, ma guarda, una roba, una cosa che è un incrocio, io dico sempre, fra una figura che potrebbe essere quella di Socrate e quella di Giordano Bruno. Io ho questa immagine, certo non sono a questi livelli naturalmente, chiaramente, però il mito, diciamo, il modello è quello. Perché io mi sono resa conto che se tu con una persona ci parli e gli porti degli esempi concreti, adesso faccio un esempio, non so perché mi è venuto questo esempio e te lo faccio. Mi ha colpito molto la storia di una donna cinese, violentata da un cinese. La prima, forse, in Italia? Sì, sì, forse la prima e unica volta che, almeno a me è stata la prima e unica volta, che ho visto entrare una cinese disposta a denunciare un cinese, perché è una cosa veramente rarissima. E lei ovviamente è venuta da me, mi ha raccontato tutta la storia, voleva denunciare, cioè dopo che mi ha raccontato tutto mi ha detto vabbè, io ti ho raccontato tutto, ti ringrazio, mi hai portato in ospedale, mi hai accolto, però io adesso ho cambiato idea, non voglio più denunciare, perché lei già pensava a quello che sarebbe successo dopo. E io a quel punto le ho raccontato la storia di un'altra donna che aveva subito la stessa cosa che ha subito lei e di come la sua vita era cambiata grazie alla denuncia. Perché la denuncia segna, ci sono degli atti che sono quasi degli atti magici secondo me, a seconda del valore che poi tu dai a questi atti. La denuncia è uno spartiacque, cioè se tu denunci qualcosa hai una possibilità di uscire dall'ingiustizia, se tu non la denunci hai già perso, non hai possibilità e non è vero che poi lo superi, perché non lo superi. Cioè, però c'è anche molta paura in questi casi, certo, denunciare infatti, anche perché... Non è che la giustizia nei casi di violenza sulle donne funzioni benissimo, insomma. Io direi in genere che abbiamo qualche difficoltà. Sì, sì, però insomma la violenza sulle donne, sì. Poi la donna torna a casa, sì. E intanto che scattano, perché credo che debbano scattare un tot numero di giorni, insomma, prima che il marito venga preso. Adesso non è, sì, nel senso che dipende molto da caso a caso. Purtroppo o per fortuna la polizia, come tutte le cose, la fanno gli uomini. Quindi dipende sempre da chi ti trovi davanti, chi ha il poliziotto che ti segue, chi è il magistrato che ti segue, perché non c'è uniformità nel nostro paese. Quindi quello che magari accade a Milano non accade a Roma. Poi ognuno è una storia a sé. Io, nei casi più disperati, come dicevi tu, quando non riuscivo a portare via l'uomo dalla casa e quindi non sa, facevo andare via lei, dicevo senti tu dimmi se hai un'amica, una conoscente, perché non sempre i centri antiviolenza hanno posto per accogliere queste donne. Portavo via tutti, cioè ti inventi le soluzioni. Ecco perché mi piaceva questo lavoro, dico al passato perché insomma sono sospesa e quindi non so neanche se mai rientrerò, però ti dico questo perché ho fatto questo racconto, perché questa donna cinese ha poi denunciato, l'abbiamo poi arrestato, lei all'inizio ha avuto una vita devastata perché ovviamente la famiglia non ha gradito la denuncia, quindi è stata richiamata in Cina, lei aveva delle aspirazioni, faceva la ballerina, era una ballerina insomma anche di un certo livello, è tornata in Cina, è stata costretta a ritornare, ma lei si è opposta. Dopo qualche mese è riuscita a ritornare in Italia, adesso è felice, ha una vita con un italiano, eccetera, eccetera. Per dire, ce l'ha fatta. Certo, magari non tutte le storie hanno un lieto fine, però io in questa cosa ci credo, io sono un ottimista, sono fatta così. Ma in un contesto del genere, diciamo, in una società così depressa per mancanza di... per incomunicabilità, insomma, per mancanza di... o per non sufficiente... socialità, mettiamola in questi termini, a un certo punto arriva qualcosa che spaventa, che rende le persone insicure, anzi sono molti anni che accade questo, prima c'era il terrorismo, la gente era, il terrorismo mette paura, hai toccato con mano episodi in cui si sentiva questa paura o qualcosa di cui diciamo si parla sui giornali? No. Ma non è reale. No, la paura purtroppo è una delle cose più reali. E la gente di cosa aveva paura durante, non so, quando
Ma la gente, Al-Qaeda, dell'ISIS, la gente, di cosa aveva paura? La gente aveva paura di quello di cui aveva paura adesso col Covid, no? È la stessa paura? Secondo me, se tu scavi, la paura è la stessa, è sempre un nemico invisibile. Cioè è sempre l'altro che ti fa paura, la genialata in senso negativo di chi secondo me manovra un po' i fili di tutto quello che noi stiamo vivendo è questo, cioè far credere a tutti noi che l'altro sia un nemico. Questa criminalizzazione, che non è solo la criminalizzazione del dissenso, è proprio la criminalizzazione dell'altro. Cioè quando io mi rendevo conto che la gente si guardava intorno, come faceva anche nel periodo del Covid, ma lo faceva anche prima con il terrorismo, si guardava intorno come per dire lui, lei, chi è, chi sarà il nemico da battere? Spostare sempre l'attenzione, no? Ma perché se io fossi un pazzo furioso che vuole comandare il mondo, no? Ma qual è la strategia vincente per riuscirci? Ma è la paura. Perché se tu crei soprattutto un nemico contro cui combattere, la gente si coalizza e va contro quel bersaglio. Però è anche uno strumento di coesione. Quando è arrivato il Covid, il nemico può essere anche il figlio, il genitore, il coniuge, il vicino di casa, l'amico, l'amica e così via. E quindi c'è un tutti contro tutti, nel senso dove, come si fa a coalizzare la gente se tutti hanno paura di tutti? Allora, in quello ci pensano i media mainstream, che sono stati bravissimi, però al di là di questo non tutti, ma insomma la maggior parte purtroppo con questa narrazione distorta hanno ben coalizzato, adesso abbiamo queste etichette che secondo me sono proprio la benzina sul fuoco, no? E sono veramente molto pericolose, io in questo, nell'uso del linguaggio credo tantissimo. Però quando quello che tu dicevi, no? In famiglia si è creata la psicosi, sono aumentati come non mai le separazioni, i divorzi, i maltrattamenti, le violenze sui minori. Cioè, sono dati, sono numeri. Per quanto da quando è iniziata la pandemia? Sì, sono aumentati, ma non solo in Italia, questo è interessante. Beh, un po' perché i lockdown per i paesi come il nostro, che hanno avuto questi lockdown lunghissimi, hanno costretto coppie che non erano abituate a stare insieme a stare insieme. Poi si è creato anche quello che dici tu. Tu porti il virus, cioè, c'è gente che viveva in casa con la mascherina. Cioè, quelle scene che noi vediamo in automobile, che è un gente che gira con una o due mascherine, si vedevano pure in casa. Io sono stata, ma non sto, è successo a me personalmente, non ci sono più tornata. Però sono andata a casa di un'amica, sono entrata in casa e ho trovato marito e moglie con la mascherina in casa. Io pensavo l'avessero messa per me. Mi hanno fatto igienizzare, mettere i guanti. Io infatti dentro me pensavo, speriamo che questa visita duri poco, perché insomma lo trovavo un po' eccessivo. E allora quando abbiamo iniziato a parlare lei mi ha detto no, ma noi dormiamo in camere separate, e usiamo le mascherine. Io non ho osato chiedere perché mi sentivo io in imbarazzo per loro a tavola come facevano, però queste scene io le ho viste e queste sono le famiglie devastate dalla falsa informazione, perché quella non è informazione, no? Propaganda di governo. Sì, diciamo propaganda di governo è propaganda per qualcosa, insomma, è informazione anche quella, mettiamola così. Ma nell'informazione sì. Succede quello che poteva succedere a me, o forse che è successo a me, nel senso che tutti sappiamo che il governo ha stanziato tanti soldi per tutte quelle televisioni, tutte quelle radio disposte a trasmettere gli spot governativi, no? Tu hai visto un giornalista che si sia alzato in piedi e abbia detto no, io non ci sto? Non mi pare, cioè almeno non mi risulta. Io cosa ho fatto? Mi sono alzata in piedi e ho detto non ci sto. Cioè a me in quel momento mi è piaciuto il paragone che ha fatto un'amica, io ho il nome da cartone animato per gli amici, no? Per gli amici sono Nandra. E questa, sì, Nandra. Perché? È perché Nunzia Alessandra, mia madre, prefigurando che sarebbe nato un piccolo demonietto, ha detto io la chiamerò Nandra perché Nunzia Alessandra è troppo lungo, da buona siciliana, no? Si chiama doppio nome. E quindi Nandra. E quindi lei ha fatto una battuta dicendo ma tu sei sempre stato un cartone animato, perché insomma sono sempre stato un po' particolare, già un poliziotto che scrive libri a cui piace l'arte, la musica, la cultura, insomma non è che stonavo un po', questo mi è sempre stato detto, ecco. Però io ho sempre difeso la divisa che indosso, perché ci credo tanto nel mio lavoro, credo nelle istituzioni, non credo negli uomini che le rappresentano, meglio, spesso ci sono degli uomini che non sono all'altezza delle istituzioni che rappresentano. Però, tornando al discorso che stavamo facendo, ho perso pure il filo, da passo da fare in frasca, no, adesso lo riprendo.
E per dire che cosa? Per dire che... no, l'ho perso per davvero il filo. Andiamo bene. Tagliamo. No, invece c'è una cosa che... Mi sono persa in questi... Ho fatto una pausa, perdonami, mi sono persa. Non importa. C'è una cosa strana che... Ah hai... sì, adesso l'ho ripreso. Ecco cosa volevo dire. Volevo dire questo... Che no, io sono un cartone animato perché una mia amica mi ha fatto notare questa cosa del nome, no? Effettivamente io quando sono salita su quel palco ho fatto come Lady Oscar. Cioè Lady Oscar quando ce l'ha presa dalla Bastiglia, lei cosa fa? Lei anziché puntare i cannoni contro il suo popolo, come voleva Cazzola citando Baba Beccaris, ha girato i cannoni contro il suo stato, contro chi le dava da mangiare. E io ho fatto un po' la stessa cosa, metaforicamente, però il mio gesto è stato quello di dire io non ci sto, io non voglio essere complice di questo sistema. E lo rifarei. A proposito di quel 25 settembre, c'è una strana cosa che hai detto sul palco che a molti è rimasta oscura. Allora, pare che una tua amica ti abbia cercato di dissuadere di salire sul palco. No. Lei non sapeva, nessuno sapeva che io sarei salita sul palco, attenzione, quello veramente non lo sapevo neanche io. Visto lei di andare alla manifestazione? No, allora. Lei non voleva neanche che io andassi alla manifestazione. E tu hai detto che avresti voluto raccontare tante cose e avresti voluto parlarle della morte. Sì. Che vuol dire? Voglio dire, io sono una persona, anche in questo, non la mia, forse la mia stranezza, io sono molto spirituale. Credo molto, ho una grande fede e so che la morte non esiste. Cioè, noi ci hanno raccontato tutta una marea di cavolate, no? Noi siamo cresciuti con questo terrore per la morte. A me fa molto sorridere, perché la morte in realtà è solo un passaggio. Cioè, io non credo alla frottola che noi siamo, non lo so, l'evoluzione della scimmia, secondo Darwin, e quindi siamo degli esseri che nascono, muoiono e finisce lì. A me io proprio rido tantissimo. Io sono molto vicina, ecco, cito lui perché è forse il più commerciale, a Battiato. Ecco, come Battiato diceva, io lo sostengo in pieno, che noi oggi siamo una società vuota perché non ci insegnano a morire, non ci insegnano la morte. Invece gli antichi egizi hanno costruito una civiltà intera sul concetto della morte. E questo è fondamentale. In Messico noi, la festeggiano. Proprio in questi giorni, esatto. Noi dovremmo 10 giorni di festeggiamenti. Esatto. Noi dovremmo insegnare ai bambini che cos'è la morte. Cioè, noi siamo esseri spirituali. E che cos'è la morte? È un passaggio, è un semplice passaggio. È un passaggio. Noi, aggiunto, guarda, non c'è più, cioè anzi, sì, smetti di respirare e... Te lo spiego, noi siamo esseri spirituali. Cioè noi non è che abbiamo solo questo corpo in carne e ossa, abbiamo anche un corpo mentale, un corpo astrale, abbiamo 7 corpi in realtà, non uno solo, no? E quando noi... 7 corpi? Sì, ma questo lo dicono gli... Vabbè, io non voglio addentrarmi adesso in studi esoterici che richiederebbero 7 giorni, se non 7 anni per essere spiegati, però noi abbiamo... Il corpo che noi vediamo è quello che perdiamo. Noi perdiamo il corpo fisico, ma questo lo diceva già Socrate. E che noi abbiamo da sì, noi... perdiamo il corpo fisico, però insieme a quello perdiamo tutto quello che abbiamo costruito nel corso della vita, nel senso che non c'è più interazione, ammesso ma che no, non è ci sia un'anima così. Da qualche parte e non interagisce più con gli altri esseri. Ma vedi, questa umani. È una questione di fede. Allora, ripeto, Socrate cosa diceva? Quando Socrate, come tutti i grandi poi della storia, no, si è trovato di fronte alla morte, lui avrebbe potuto salvarsi, avrebbe potuto continuare a vivere, esattamente come Giordano Bruno. Invece lui ha scelto di morire, perché sapeva che la morte non era niente. Perché? Perché lui diceva, la morte... quella che noi chiamiamo morte, è soltanto la distruzione del corpo fisico. La vera morte non è quella. La vera morte è quando l'anima si arrende alle ingiustizie, è la perdita dell'anima. Quindi io su quel palco sono rinata, io ero morta e sono rinata su quel palco. Perché se io non fossi salita su quel palco, io mi sarei arresa alle ingiustizie. Siamo un pianeta di zombie, perché sì, la maggior parte delle sì. persone si arrendono alle ingiustizie. Sì, per me siamo un pianeta di zombie. E per tornare al discorso sulla morte... Poi ripeto, un discorso di fede, io rido perché quando noi lasciamo questo corpo, adesso non voglio entrare in discorsi che sembrano favolistici, la nostra anima continua a vivere, cioè noi ci ritroviamo in un altro mondo. Io non lo so questo mondo fisicamente dove sta, se tu mi chiedi dove sta io non te lo so dire chiaramente, però io so che c'è, lo sento, insomma sono molto, molto, ecco perché sono molto tranquilla. Io ho perso tante persone care,
che amavo moltissimo, però le sento... Ma perché avresti dovuto parlare della morte dell'amica tua che perché ti diceva lei... di andare alla manifestazione? Allora, perché lei mi ha detto, ma perché vai a questa manifestazione? Lei diceva, ma insomma, hai una carriera in discesa, ti conoscono tutti, hai fatto delle cose grandiose, cioè se continua così sarai uno dei questori più giovani che ci saranno in Italia, ma cioè, chi te lo fa fare, no? Di andare a una manifestazione? Lei ovviamente idee... diverse dalle mie, no? Perché per lei va tutto bene, lei basta che ha uno stipendio, va tutto a posto. Io non la penso così. Io ho detto no, io ci vado perché secondo me è giusto andarci. E lei mi ha detto, ma guarda, non ci devi andare. Allora lei per convincermi mi ha detto, non ci devi andare perché tanto il male ha già vinto. Quando mi ha detto questa frase per me è stato, io ho detto no, guarda, il male non ha vinto. Perché scusami, allora non è possibile, il male non ha vinto. Nella storia il male non ha mai vinto. Ho citato Gandhi, gli ho detto al telefono, guarda, ma scusa, tu hai letto almeno un libro di Gandhi? L'amore e la verità hanno sempre trionfato nella vita. Tardi magari, ma hanno sempre trionfato. Lei di risposta fa, no guarda, ti sbagli, e mi ha citato Gesù, che io ho evitato di citare sul palco. Una telefonata, sì, no, io le mie amiche sono tutte una conversazione, no, di... lei mi ha detto, ma scusami, se il male non avesse vinto, allora scusami, tu spiegami, mi ha detto Nandra, spiegami, Gesù, tutti quelli che sono stati vittime di genocidio, Falcone, Borsellino, hanno fatto tutti una fine bruttissima, sono tutti morti. E io allora avrei voluto parlare della morte, avrei voluto dire no, guarda, sono morti ma le loro idee camminano ancora, sono morti perché evidentemente era il loro destino, non è che non esistono più, loro sono più vivi di prima probabilmente, no? E quindi avrei voluto fare tutto questo discorso sulla morte, ma saremmo state al telefono forse 6 giorni, lei avrebbe riso, non si sarebbe più ripresa, avrebbe chiamato, non lo so, l'ospedale psichiatrico per farmi un test, non lo so, comunque. E allora io, siccome sono una donna anche molto pratica, le ho detto semplicemente, no guarda, il male non ha vinto, perché se il male avesse vinto noi non saremmo qui, perché ci saremmo già estinti, e io in questo credo ciecamente, cioè il male non ha vinto, è in atto una guerra spirituale. Ma che cosa sarebbe il male? Quello che stiamo vivendo adesso, quello che forse viviamo da molti decenni, l'annullamento dell'essere umano. Io vedo una guerra in atto, una guerra spirituale per la distruzione dell'essere umano. A me dispiace. Adesso c'è questo, però insomma, se noi lo vediamo, diciamo, da persone che hanno una vita tranquilla e così via, insomma, però in realtà in altre zone del mondo o anche nella stessa Italia ci sono persone che in altri modi l'hanno affrontato, ma che non è il Covid, cioè perché il male è il Covid e no, non può essere no. Una qualsiasi altra no. Cosa che è accaduta o che sta accadendo altrove? No, il male c'era già prima. Cioè, ecco, la distruzione dell'essere umano non è nata col Covid. Quello ci sarà sempre. E il Covid è la gocciolina, cioè la guerra del male contro il bene ci sarà sempre, perché no, il nostro è un mondo duale. Cioè, se noi non vivessimo in un mondo duale, noi non potremmo conoscere niente, non potremmo neanche evolverci. Quindi noi abbiamo bisogno del giusto, dello sbagliato, bene, male, notte, giorno. Cioè, questo deve essere chiaro. Cioè, nel senso, l'uomo e la donna... È un po' manichea come... Ma non è manichea, è realismo. Cioè, nel senso che tu... Se nel tu senso non... che tra il, ma il bene e il male c'è di mezzo un oceano. Oppure tra attenzione. La verità e la... Sì. È la menzogna. Sì, però attenzione, questo non significa che io sono il bene e gli altri sono il male, no, il male è parte di me come lo è il bene, però la natura umana, la natura terrestre è fatta così, cioè se tu non conoscessi il gusto del dolce non capisci neanche qual è il salato, e questo è il senso, capito, della dualità. Allora la lotta però del male, il gusto del dolce non è un gusto assoluto, ci sono tantissimi gusti, certo, dolci differenti. È tutto soggettivo, la realtà oggettiva secondo me non esiste, appunto. Io credo nella fisica quantistica, quindi figurati, come però, fa a esserci con una visione del genere, come fa a esserci l'idea di bene e di male? C'è, perché per me esiste il bene, esiste il male, perché c'è sempre una percentuale, cioè non è che io, per esempio, io sono femmina, ma io in realtà sono anche maschio, cioè l'energia maschile e femminile si trovano in tutti gli esseri umani, no? Però io sono femmina per una percentuale in realtà bassissima, se non sbaglio, se ricordo bene, oscilla fra il 7 e l'8%, quindi la differenza fra me e te in realtà è del 7-8% sul fatto che tu appartieni ad un genere e io ad un'altra, e questa vale lo stesso per il male o per il bene, cioè noi tutti abbiamo le due componenti, il male e il bene, però uno poi sceglie se votarsi al bene o votarsi al male, una percentuale maggiore o minore. Questo non significa che io sono un santo sempre, anch'io mi arrabbio, anch'io faccio cose che non devo fare, per carità, però la lotta del male contro il bene adesso si è acuita negli ultimi anni,
Perché probabilmente il male ci vorrebbe schiacciare. Si è acuita qui, ripeto, in Afghanistan. Certo. Non è che si è acuita adesso rispetto a come era 10 anni fa. Ma infatti c'era anche prima. Cioè, io perché vedo questa lotta del male contro il bene? Perché io vedo che da decenni c'è un tentativo di schiacciare l'essere umano, ma noi siamo felici. Cioè, dipende tutto da che cos'è la vita per noi. Tentativo da parte di chi? Di chi governa il mondo. Quindi di altri esseri umani? Sì, certo. Quindi certo. Non è il tentativo di schiacciare l'essere umano, è il tentativo di alcuni di imporre un nuovo modello, di imporre un nuovo modello di essere umano. Ma non è anche questo un po' semplicistico pensare che ci siano delle persone, poche persone, che riescono a imporre a una quantità sterminata di persone la propria volontà? Perché in fin dei conti non... è un po' complicata come cosa. Se noi due decidessimo di organizzare una festa, invitando 200-300 persone a una festa tra una settimana, io sono sicuro che quella festa non è che riuscirebbe tanto bene, sarebbero tantissime cose che non so, la musica troppo alta, il cibo magari non tutto giusto, eccetera, quello che si ubriaca, che vomita addosso, certo, a qualcuno, ed è una festa. Immagina che vuol dire ma perché un gruppo di 10, 100, anche 1000 persone che decide adesso 7 miliardi e mezzo con tutte le loro interazioni, certo, con tutti i fenomeni naturali, con tutti i fenomeni di altro genere, con gli animali di natura, quello e quell'altro, fanno esattamente, cioè tutte queste miliardi di interazioni vanno esattamente nella direzione che si vuole. Sì, sai perché? L'hai detto tu prima perché? Perché la maggior parte sono zombie. Perché la maggior parte delle persone che vivono non vivono, sopravvivono. E quindi sono delle marionette, vanno dove va la maggior parte, pecore, dove va il gregge vanno loro. Ma questo l'abbiamo visto sempre nella storia, perdonami. Se tu pensi anche al fascismo, fino al giorno prima in Italia eravamo tutti fascisti, il giorno dopo eravamo tutti partigiani. Cioè, e in Italia è la stessa cosa. Cioè, allora prima erano tutti a favore del Green Pass. Adesso sembra che siamo 50-50. Se domani mattina arriva, adesso facciamo una favola, no? A domani mattina arriva Putin e dice no ragazzi, le cose non stanno così, il Green Pass a me non piace, tutti diventano contro il Green Pass in Italia. Cioè, da noi c'è... arriva Putin magari no. Forse più Trump, però vabbè. Ma manco Trump, mi è venuta, non lo so, altro, però insomma. Beh, non si sa mai, però mi sono venuti in mente loro come personaggi che sono un po' avulsi, un po' controcorrente in questo momento storico. Ecco, gli altri li vedo un pochino tutti più vicini. Io credo che sia questo il problema. Cioè, noi dobbiamo riappropriarci della vera conoscenza dell'essere umano, di quello che vuol dire vivere, ma noi non lo sappiamo. Ma questo è sempre stato così. Cioè, non è che nel Medioevo si stava meglio, Infatti a me fanno morire quelli che dicono "Ah, adesso c'è la distruzione". Cioè, il Covid è stato sicuramente, insomma, abbiamo accusato il colpo, ok? Ma non è che quello che c'è stato prima era fantastico. Per me non è che prima vivessimo nel migliore dei mondi possibili. Ma il Medioevo, l'Ottocento stavano ancora peggio di noi. Tu vorresti che dopo questa pandemia si ritornasse come prima? No. O che no? E no. Quale sarebbe la società che dovrebbe apparire? Una società di gente che si riappropria della propria, scusate il gioco di parole, insomma scusami, della propria esistenza. Cioè che capisce innanzitutto perché vive, che cosa vuole fare, che senso ha la propria vita. Cioè che si facesse delle domande che noi abbiamo perso, perché i ragazzi, a me piace tantissimo parlare con i giovani, è una cosa che forse è la cosa che mi mancherà di più del mio lavoro, perché ho avuto la fortuna, un po' per i libri che ho scritto, un po' per il lavoro che ho fatto, di andare nelle scuole, ci sono andata tantissimo ed era la cosa che mi piaceva fare di più, perché i giovani non sono ancora, noi pensiamo che siano stupidi, ma invece non lo sono affatto, sono molto più vivi di noi, soprattutto quando hanno fra chi i... Chi pensa che sono stupidi? Purtroppo quando io parlo con i miei coetanei, dicono ma ormai i giovani di oggi non capiscono niente, ascoltano musica del cavolo, gli piacciono cose del cavolo, ma noi gli abbiamo costruito quella società, cioè, noi... quindi vabbè, questo fa parte di uno dei mille controsensi del mondo in cui noi viviamo. Però quando io invece vado a parlare con loro nelle scuole, che cosa mi accorgo? Soprattutto se hanno, ti dico, fra un'età compresa fra i 13 e i 17 anni, quella è l'età che io preferisco. Quella della ribellione. Ma meravigliosi. Se vorrei che io ancora non l'ho superata, non lo so. Però mi fanno delle domande incredibili, partecipano. Quando io parlavo di fisica quantistica, no? Perché io sono partita dicendo, chi sono gli artisti secondo voi?
perché volevo portarli al reato di stalking. Sono partita dagli artisti, ma vabbè, io sono sempre un po'... E qual è questa storia? Si un po' creativa, no, adesso me lo dovrei ricordare. Io non posso fare il sunto delle puntate precedenti, perché andando a braccio è difficile che poi riesco a riassumere non quello che ho detto. Non sai quello che dici. No, no, infatti non lo so mai. Mi dicono, puoi riassumere? Mi è capitato di recente che mi hanno chiesto, puoi riassumere quello che hai detto un'ora fa? Sono andata in tilt. Ho detto, no, se volete vi dico altre cose, riassumere è impossibile perché non me lo ricordo. No, però quando vado a parlare con loro cercavo di farli, diciamo, li volevo mettere in guardia dai pericoli della nostra società. Quindi social, il mal di vivere essenzialmente, lo stalking, cioè i reati che più li colpiscono, i reati sessuali, perché insomma... quello che li tocca di più. E sono partita da lontano. E mentre questo mio racconto partiva da lontano, mi ricordo alcuni sprazzi, tra cui gli chiedevo della realtà. Gli chiedevo, ma voi siete sicuri di vivere? Cioè, quando voi vivete, voi agite o reagite? Perché questa è una domanda fondamentale che nessuno si fa. Cioè, quando ti insultano, tu cosa fai? Gli dai un pugno, lo offendi, oppure te ne vai? Cioè, già quella potrebbe essere un esempio calzante, no? Perché è un esempio di scelta di azione o di reazione. E poi gli ho chiesto, ma la realtà in cui vivete, secondo voi? Quale sarebbe la reazione e quale sarebbe l'azione? Perché io, per esempio, è molto soggettivo, appunto perché la realtà oggettiva in realtà se non esiste. Se qualcuno mi dà un pugno io non reagisco. Ma esempio. Questo dipende da te, cioè Franco. Perché penso sia sbagliato, ma non è che vuol però dire che... io di carattere, per come sono fatta io di carattere, se tu mi dai un pugno io ti stendo a terra, per come sono fatta io di carattere. No? Però, okay, è una però quella è una reazione, di... però quella è una reazione, ma è un la istinto. La reazione c'è anche quella di chi non... Certo. Però apparentemente tu devi... non reagisce. Ma infatti tu, perché questa mia domanda? Perché questa domanda serve a capire se tu ti conosci, almeno un po'. Poi, insomma, conoscersi è un viaggio che dura una vita, forse anche di più, e non basta. Però questa semplice domanda, io ho detto, ma provate a farvi questo test da soli, senza darmi la risposta. Voi che cosa fareste? Io, per il carattere che ho, impulsiva, ansiosa, irruente, emotiva, mi dai un pugno, io ti stendo a terra. Ma io ho imparato a non reagire. Io ho imparato a non reagire, quindi le critiche adesso mi scivolano addosso. Ho imparato, però è un percorso, perché vedi, questa è la bellezza dell'essere umano che si è persa. Cioè noi pensiamo di essere, cioè o meglio, ci fanno credere che noi abbiamo soltanto degli istinti come gli animali. L'essere umano non ha istinti, però molti pensano, no, l'istinto, il delitto passionale, il raptus, io non credo a niente di tutto ciò. Noi abbiamo degli impulsi, che sono qualcosa di molto meno rispetto agli istinti, il che significa che noi abbiamo una propensione naturale all'educazione. Tutto è educazione, cioè noi possiamo essere educati a qualunque cosa, soprattutto dobbiamo essere educati oggi, secondo me, al sentimento, che è quello che manca, alla parte femminile della società, l'energia femminile si è persa. Cioè, il Green Pass è stato introdotto perché c'è mancanza di sentimento? Anche, potrebbe essere, sì. Potrebbe essere, cioè dipende sempre come le vedi le cose, cioè per me il Green Pass è un abominio, l'ho detto su quel palco, un'aberrazione, una tessera di discriminazione. Se ci fosse sentimento il Green Pass non esisterebbe, perché tu non puoi discriminare un essere umano, tu non puoi privarlo dei suoi diritti fondamentali. Come fai a privarlo dei suoi diritti fondamentali? Cioè i diritti che adesso noi dobbiamo lesinare, dobbiamo addirittura pagare per averli e essere sottoposti anche ad una tortura, perché comunque per me il tampone è una tortura, non è un atto invasivo, per me è un trattamento sanitario obbligatorio, tra l'altro, se voglio il Green Pass. Di che cosa mi priva il Green Pass? Dei miei diritti, ma non dei miei diritti in quanto cittadino, dei miei diritti in quanto essere umano. E questa è la gravità che io non ho potuto spiegare su quel palco, perché sennò stavo lì 2 ore e mezza. Si può spiegare in 5 minuti? Sì, anche meno. Cioè, nel senso che la nostra Costituzione, vedi la storia che non ci insegnano, la nostra Costituzione da che cosa nasce? Nasce da un gruppo di uomini illuminati che si sono riuniti e hanno detto, scusate, per evitare le derive autoritarie che abbiamo avuto fino a 2 minuti fa, che cosa possiamo fare? E hanno detto, creiamo una Costituzione che sia immodificabile, o meglio, una prima parte della Costituzione, quella dei cosiddetti diritti fondamentali dell'essere umano, che nessuno possa toccare, perché semmai un domani un altro gruppo di uomini impazziscono e vogliono opprimere degli altri, questo sarà impossibile, perché ci sono dei diritti che spettano a tutti gli esseri umani in quanto tali. Quindi vuol dire, sono dei diritti naturali che preesistono agli ordinamenti giuridici. Invece che cosa fa il Green Pass? Il Green Pass ti dice che tu non hai più diritto
al lavoro, alla salute, alla circolazione, alla tua vita sociale, allo sviluppo della tua personalità. Quindi ti priva dei tuoi diritti di essere umano. Ecco la gravità. Giustifica, dice che c'è un altro articolo della Costituzione in cui c'è scritto che sì, se in caso di emergenza sanitaria, l'emergenza sanitaria potrebbe prevalere sul resto e quindi lo Stato e io questo toglie alcuni diritti. È come, tu prima hai fatto l'esempio di una guerra, certo, come quando si è in guerra entra in gioco lo stato di emergenza, molti certo, diritti spariscono. Se si pensa che si è in guerra, questi diritti possono allora sparire. Premessa che noi non siamo in guerra, perché il Covid non è l'Ebola. È un'altra cosa, però appunto. Cioè, però andiamo, rimaniamo sul punto. Io a questo articolo dico che questo articolo non può prevalere su i primi articoli della Costituzione, che sono assolutamente immodificabili, perché sennò viene meno l'essere e umano. Quando deve prevalere allora? Mai, mai. Cioè, per e me, quindi un articolo non dovrebbe esserci. No, a parte che per me non dovrebbe esserci, ma però c'è. Però c'è, esatto. Però secondo me quell'articolo deve essere letto come tutte le cose, siamo noi uomini che lo interpretiamo, no? Tutti gli altri diritti possono essere, cioè, possono subire delle limitazioni, ma non essere soppressi. Cioè, noi in questo caso non abbiamo una limitazione, abbiamo una soppressione. Perché se io non mi faccio il Green Pass non vado a lavorare. Cioè, se io non mi faccio il Green Pass, io non ho più una vita sociale, non posso andare al ristorante, non vado al teatro, non vado al cinema, la mia personalità dove la sviluppo? Allora, una limitazione è diversa. Noi abbiamo avuto una limitazione col lockdown. Io non ero d'accordo nemmeno su quella, però l'abbiamo avuta, l'ho rispettata, io rispetto le leggi. La mia battaglia è sempre nell'ambito della legalità. Io non voglio mai scendere sul piano del nemico, voglio sempre rimanere sul mio di campo. E quindi la limitazione è stata, non potevamo uscire, no? Poi abbiamo avuto il coprifuoco, eccetera, eccetera. Io sono sempre uscita perché poi c'erano dei lavori come il mio, per cui si poteva uscire. Però, quindi, ammesso che questo articolo possa essere compatibile con i primi articoli della Costituzione, il problema del Green Pass vuol dire che tu non hai sentimento, perché tu sei disposto a fare qualunque cosa per imporre uno strumento di controllo, perché il Green Pass non ha nulla di sanitario, non ha nulla di scientifico, non è illogico, cioè non c'è una motivazione. Ora, lasciando perdere la Costituzione, ci sono anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, c'è la Dichiarazione Universale dei diritti umani che vengono violati e poi c'è il regolamento 953 che è quello, diciamo, istitutivo del Green Pass. L'articolo 36 dice espressamente che il Green Pass non può mai essere usato come strumento di discriminazione, ma deve essere usato solo ed esclusivamente per facilitare gli spostamenti tra gli stati. Qualcuno ha detto, no, ma questo articolo non è un articolo, è un considerando, quindi non si applica. Perché qual è la motivazione che chi come me è contrario al Green Pass porta? Dice, scusatemi, esiste una gerarchia delle fonti giuridiche, la Costituzione e i regolamenti europei sono sovraordinati e quindi la legge, in particolare la legge che ha istituito il famoso decreto legislativo 127, che ha istituito il Green Pass, è sotto, subordinata e quindi deve essere cancellato. Certo, questo è un giudice che lo deve dire, ma se c'è libertà di pensiero, articolo 21, anch'io posso esprimermi. Io non è che ho detto violate la legge, io ho semplicemente detto io non sono d'accordo, io ho spiegato le ragioni per cui non sono d'accordo. Quindi tutto questo per dire che cosa? A chi dice che l'articolo 36 non può essere applicato, io rispondo, leggetevi tutto il regolamento, perché se lo leggete tutto scoprite che l'articolo 17 viene detto espressamente che il regolamento è efficace in tutte le sue parti. E soprattutto c'è un altro articolo fondamentale che nessuno, poi quelli alla fine non li legge mai nessuno, che è l'articolo 62, che dice che mai in nessun caso il Green Pass può essere utilizzato se viola i diritti essenziali dell'essere umano contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Quindi, anche se questo famoso articolo citato, diciamo, da chi è a favore del Green Pass prevalesse sulla Costituzione, no? Uno dice, vabbè, siamo in uno stato di guerra, uno stato di emergenza, i diritti devono essere limitati, attenzione, limitati, non soppressi, però mettiamo caso che si possa fare anche una soppressione dei diritti. E come la mettiamo con l'Europa? Come la mettiamo con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea? L'Europa non pare che abbia detto grandi cose. E l'Europa, è questo il problema, ecco perché io penso che ci sia un disegno allargato. Sarò complottista? Forse, però se noi facciamo parte dell'Europa, perché l'Europa tace? Cioè, sono due le domande che mi vengono. La prima è perché l'Europa tace. La seconda è, stanno studiando le carte, non lo so. La seconda è come mai ce l'abbiamo solo noi con questa gravità?
Ce l'hanno anche altri paesi, lo sappiamo, però con questa gravità solo l'Italia, siamo un laboratorio? È in atto un esperimento di ingegneria sociale? Ci hanno venduto? Non lo so, cosa sta succedendo nel nostro paese? Cioè ci deve essere una motivazione per cui siamo stati scelti noi. E siamo poi, scelti a chi? E non lo so, cioè nel senso che questo vorrei saperlo. Se non lo sai, come fai a dire che siamo stati scelti? Beh, perché siamo gli unici al mondo. E quindi non ci vogliamo. No, meglio, non siamo proprio gli unici al mondo. Scelti da soli? No. Beh, perché non siamo in grado? Io ci vedo, siccome questo silenzio, cioè appelli internazionali, li abbiamo fatti in tanti, li ho fatti anch'io, però nessuno risponde. O non, ripeto, è stata interessata anche la Corte Internazionale dell'AIA. Quindi o sono tutti indaffarati a studiare le carte, prima o poi arriverà una sentenza che ci libererà, ma se così non fosse, perché non rispondono? Cioè, ormai sono mesi che andiamo avanti con questa questione del Green Pass, è entrato da poco, però è dal 6 agosto, se ricordo bene, 6-10 agosto che se ne parla effettivamente. Ci sono anche altri paesi che hanno un Green Pass, tipo il Canada, insomma, Israele, Australia, però come noi non ce l'ha nessuno. Quindi c'è un disegno, secondo me c'è un disegno, non mi chiedere di chi sta nell'ombra, perché quelli che comandano davvero non sono quelli che noi pensiamo che comandino. Io in questo ci credo molto. Chi sono quelli che comandano? Quelli che noi non conosciamo, quelli di cui non possiamo fare neanche nome, lo diceva già Voltaire. Ma se non facciamo sapere che comandano? Perché si vede dalle azioni. Tu ridi, ma no, nel senso, se uno pensa che sia qualcuno che comanda, deve sapere più o meno, se no non ti viene in mente. Però si vede dalle azioni che vengono compiute, si vede dai fatti. Cioè, se non ci fosse una strategia globale dietro tutto questo, ci sarebbe molta più confusione. Però se non sai la più pallida idea di chi siano queste persone, non puoi dire che non sono politici o governi, ma sono altre persone. Se non sai chi sono, non sai chi sono. No, ma infatti io non sto, se no avrei fatto una denuncia penale, se sapessi chi sono, no? Non lo so, però questa è una mia idea, questa, se si può ancora esprimere la propria idea in questo certo. Paese. Questa è la mia idea, perché ci vedo proprio un disegno, perché non, questo silenzio è assordante. Questo silenzio è assordante, questo pensiero unico che avanza è insopportabile, perché io vedo questo in televisione. Poi ripeto, perché in televisione non ci spiegano mai, per esempio, l'antiscientificità del Green Pass? Perché non è uno strumento sanitario? Perché non ci dicono quanto è logico? Perché nessuno si ribella a questo? Cioè, a te sembra normale che io vada al bar, al bancone mi posso prendere il caffè, ma se mi siedo al tavolino che sta a un metro dietro il bancone, no, perché devo avere il Green Pass. Cioè, come il coprifuoco prima, no? Il virus a pranzo non c'era, alle 6 si risvegliava il virus e nessuno poteva andare più a mangiare fuori. Cioè, perché io posso prendere un treno regionale e stare 10 ore per arrivare a Trieste, ma l'alta velocità non la posso prendere perché ci vuole il Green Pass? Perché in chiesa posso andare e in palestra no? Perché, ma questa è bellissima, perché se sono un dipendente pubblico e se sto in smart working ho bisogno del Green Pass, ma se sono un dipendente privato in smart working non ho bisogno del Green Pass? Ma poi il Green Pass a casa da chi mi tutela? Quindi che strumento sanitario è? Io poi non voglio entrare in tutta... È uno strumento coercitivo, non sanitario, evidente. È un strumento politico, però qualcuno forse dovrebbe assumersi qualche responsabilità e dirci... Ma tu hai detto che questo mondo è un mondo dove ci sono le caste. Cioè, no, attenzione. Sì, hai usato l'esempio dell'India. Sì, no, ho detto ecco. Io... Allora, è nato perché un giorno sono andata da un medico e ho detto, io ho questi problemi. Lei il vaccino me lo farebbe fare, perché ci sono andata al medico, non perché io mi volessi vaccinare, perché io volevo fare un test, volevo vedere se esisteva un medico ancora con un po' di coscienza in grado di dire no, guarda, secondo me tu il vaccino è meglio che non te lo fai. Questo medico l'ho trovato, mi ha fatto un certificato, io con quel certificato potrei andare al lab vaccinale, perché poi nel frattempo è cambiata la legge, oppure da un medico di base vaccinatore e farmi fare un'esenzione. Io questo non lo farò mai. Perché non lo farò mai? Perché io non voglio vivere in un mondo di caste indiane, perché noi stiamo vivendo un mondo di caste. Perché non è accettabile. Che poi sono due. Sì, certo, però è un mondo di caste. In realtà sono tre. Quelli che hanno avuto il Covid, quelli che hanno fatto il vaccino e quelli che si devono fare il tampone, anzi quattro, e quelli che il tampone non se lo fanno. No, sono quelli che hanno il Green Pass e quelli che non ce l'hanno. Sì, però io poi li divido in sottocategorie, quindi io me ne divido in quattro categorie, perché secondo me sono quattro psicologie completamente diverse, questa è la mia opinione. Però non mi sta bene, non mi può star bene, io sono per la libertà. Cioè ognuno deve essere libero di poter disporre della propria vita e del proprio corpo. A proposito di libero di poter disporre, ieri un
manifestante famoso, sì, lo so. Putzer, facciamo anche il nome. Capo dei, sì, dei portuali di Trieste, insomma, capo dei portuali rivoltosi di Trieste, è venuto a Roma, ha messo su una panchina, ha messo un tavolino, quattro sedie, mi pare, quattro o cinque sedie, ed è stato lì, tranquillo. Gli è stato convocato in commissariato, l'ho portato in commissariato, gli è stato dato il DASPO per un anno, il divieto di entrare, scusami, a Roma e anche di manifestare a Trieste. E... io allora, è una cosa un po' quantomeno buffa, è insomma, surreale, ecco. È in linea con il periodo storico che stiamo vivendo, nel senso che io adesso parlo, come tutta l'intervista, chiaramente da libera cittadina, non da poliziotta. Ma da poliziotta, esatto, cioè se fossi stata, esatto, lì ti avessero detto, esatto, adesso vai lì e fai questa, allora, cosa. Esiste l'ordine legittimo, però forse qualche mio collega l'ha dimenticato, cioè se, non è che noi non siamo militari. Ma è un input che è venuto dal ministro? Allora, oppure i poliziotti di moto proprio? No, io allora dubito che sia un moto proprio dei poliziotti. Il DASPO lo dà l'autorità di pubblica sicurezza, quindi il questore, no? Però ci sono dei presupposti. Ora, io da poliziotta ti dovrei rispondere così, che non posso risponderti a questa domanda perché dovrei valutare il fascicolo di Putzer. Io non so se Putzer ha dei precedenti penali, non so di cosa sia stato accusato, se adesso è sotto procedimento penale, io questo non lo so. Quindi magari ci sono altre cose che hanno motivato questa scelta. Io da libera cittadina ti dico che tutto questo è surreale. Cioè, a premessa che io penso che in questo momento storico chiunque lotti in maniera pacifica e civile, e quindi legale, nei confronti del Green Pass, ben venga. Quindi avranno tutti la mia solidarietà. Io non dirò mai mezza parola, anche se trovassi che l'idea è quantomeno inutile. Però a proposito di cose pacifiche, all'interno delle tante manifestazioni, non in tutte ma in alcune, ci sono apparsi personaggi che proprio esattamente pacifici non erano. Ecco, allora tu hai detto che quando c'è stata la manifestazione a Piazza del Popolo con la presenza di Forza Nuova che poi ha saltato la CGIL, non sei andata a quella manifestazione perché già sapevi che tutto quello che sarebbe accaduto. Ma certo. Ma non lo perché... sapevi perché da sempre, allora, cittadina, o lo sapevi perché eri informata e quindi eri informata anche la polizia? Allora, premessa che secondo me tutte le persone informate, ben informate, lo sapevano. Ma ti spiego perché. Il ragionamento, è una supposizione, però. Questa è la mia supposizione. Questa è la mia supposizione. Poi è chiaro che tanta gente, non è che possiamo pretendere che tutti seguano i social, si informino. Quindi molta gente, molte famiglie stavano lì, persone non per bene, per benissimo, che si sono trovate in mezzo a questo marasma che non doveva accadere, diciamolo. Perché chi era su quel palco a parlare non doveva esserci, è inammissibile quello che è accaduto. Ma perché io lo sapevo? Un po' per quello che a me è accaduto il 25. Che cosa mi è accaduto? Io ho parlato circa verso le 4 del pomeriggio, fra le tante accuse che mi sono state mosse, e di cui adesso non so, tra l'altro, se sono andate a buon fine o no, magari lo scopriremo fra qualche mese, io sono stata minacciata sempre tramite giornali, perché la mia amministrazione ha comunicato con me prima dei procedimenti tramite i giornali. Mi hanno fatto sapere tramite i giornali che io sarei stata denunciata per istigazione a disobbedire le leggi. Perché un facinoroso alle 7 di sera, 7 e mezza, a Piazza Re di Roma, quindi distante da Piazza San Giovanni, avrebbe aggredito un poliziotto. Questa è una cosa gravissima, non solo perché io su quel palco ho parlato di non violenza, ho citato Gandhi, emblema della non violenza, di una protesta pacifica e legale, ho fatto delle domande, certo, ma provocatorie, per carità, non è che adesso mi voglio dipingere come quella che non sono, no, sicuramente sono stata provocatoria, però non ho mai istigato ad usare la violenza e sono stata accusata io di aver spinto, quindi di aver causato un atto di violenza. Questo cosa significa? Significa che la responsabilità penale non è più personale. Perché se quello commette un reato ed è colpa mia, evidentemente c'è qualcosa che si è perso nello Stato di diritto. Ma poi significa anche un'altra cosa, significa che siamo alla follia. Cioè, però questa, l'istigazione a delinquere, alla violenza, è una cosa che sono reati che vengono affibbiati a tante persone, perché per esempio uno che fa... Un personaggio come Fiore che fa un discorso ai suoi, dopodiché se ne va per conto proprio, e una di queste persone commette qualche cosa, Fiore viene incriminato. Ci sono dei presupposti? È così, sì, però dico,
cioè esiste questo tipo di reato, perché si può incitare alla violenza. Sì, però poi non è il caso tuo, però sì, non è una cosa che è fuori dal mondo. No, è quello che è accaduto. Cioè, nel senso che quando tu senti sul palco Castellino che dice andiamo ad assediare la CGIL per due volte, riprendiamoci il lavoro per due volte, e non l'ha detto scherzando, cioè, insomma, i video li abbiamo però visti questo tutti. L'ha detto, tu hai detto lo sapevi da prima. No, ti spiego perché lo sapevo da prima. Allora, il mio ragionamento è stato un po' quello che è successo a me il 25. Quindi ho detto, se mi è successo questo e io ho parlato di pace, di amore, di verità, di che cosa posso essere accusata? Cioè, se mi presento in piazza, fra una settimana mi arrestano. Non so con quale scusa, ma questo è stato il primo ragionamento. Secondo ragionamento, quando si ha una manifestazione, io la prima cosa che faccio, vado a vedere chi lo organizza e mi informo. E ho visto che c'erano quelli di Forza Nuova e sono andata a vedere chi erano. Cioè, hanno delle fedine penali che parlano da sole, cioè, sono piene di precedenti penali, avevano anche il DASPO. Loro lì non potevano proprio stare. Io non so come, chi abbia fatto il preavviso, come siano saliti su quel palco, perché nessuno li abbia fermati. Cioè, e io queste cose le ho viste accadere. Ecco perché io non ci sono andata, perché sinceramente io con alcune persone non sapevi quello che sarebbe potuto accadere, però temevi che... Non so come dire, io con gente provocatoria, che è tanto diversa da me, io non voglio unirmi. Cioè, io ho determinati valori. Però diciamo la massa dei manifestanti nelle varie manifestazioni, quando si sono presentati questi personaggi, raramente li ha tenuti lontani. Perché non è la prima volta, no. Anche a Roma è successo altre volte, ma anche a Trieste io ho visto Puzzer con accanto un personaggio che è il capo di Forza Nuova di Firenze, di Trieste. Ma allora io mi faccio due domande. Lo sanno? Cioè, quindi mi chiedo se sono ben informati, la prima domanda che mi faccio. La seconda è, la gente quanto è disperata per seguire questi personaggi? Io questa è la domanda che mi faccio. Non è una giustificazione, no? Però io mi metto nei panni della madre, della, non lo so, della dottoressa, della professoressa che è senza stipendio, sospesa a casa, che è disperata, che deve dare da mangiare ai suoi figli. Sente uno che dice andiamo a riprenderci il lavoro, parte il corteo e gli amici le dicono seguiamolo, non voglio giustificare. Sì, ma è lo stesso ragionamento che quando ci sono gli immigrati e... sta quello disperato perché non ha lavoro e pensa che è l'immigrato aver gli tolto il lavoro. Cioè, è una forma di inganno. Quelli di Forza Nuova, di Casa Pound, vanno sotto casa dell'immigrato che gli ha questo assegnato una casa popolare e aiutano a farlo cacciare. Cioè, il ragionamento è esattamente lo stesso. Però se è giusta la prima cosa, no, è giusta anche la seconda. Io non sto giustificando, io sto cercando di mettermi nella testa di chi segue queste persone. Ripeto, io se tu mi inviti, quando tu mi inviti ad una festa, mm-hmm, e io ti chiedo, Franco, chi c'è? E tu mi dici, Tizio, qua è sempre, io ti dico, guarda, non per male, a me Tizio non mi piace, non ci vengo. E questo è sempre andata così. A me viene chiesto di partecipare a tutte le manifestazioni in tutta Italia. A qualcuno mando il video messaggio, a qualcuno non mando niente. Da qualche parte ci vado, una sono. Quindi non è che qualche manifestazione ci vado, chiaramente. E quindi è molto semplice, perché è successo tutto quello che era successo? Perché succede sempre quando ci sono loro. Cioè, voi avete mai visto una manifestazione dove ci sono loro e non succede niente? A proposito di ci sono loro, da poliziotta, quest'anno ricorre il ventennale, c'è stato un evento terrificante per quanto riguarda il nostro paese, in cui c'erano i ci sono loro, e sto parlando del G8 di Genova, i ci sono loro sarebbe il Black Bloc, quindi ci sono loro, quindi era più o meno giustificata qualsiasi cosa. E tu hai detto più volte che ti senti che quel che ti è accaduto è paragonabile come tentativo delle autorità, insomma, di allontanarti dal posto di lavoro, e paragonabile a quello che hanno fatto nei confronti dei poliziotti riconosciuti colpevoli dei fatti di Genova del G8. Ma da poliziotta, tu come oggi dice combattiamo la libertà, all'epoca quelli che impropriamente venivano definiti non global facevano la stessa cosa. Però sono stati letteralmente massacrati. Beh,
c'è una bella differenza fra me e un black bloc. Io parlo Non parlo di black bloc, parlo dei dei cittadini. I black bloc sarebbero i ci sono loro, cioè Forza Nuova. Poi c'erano i manifestanti che erano esattamente erano. Ma infatti il G8 di Genova è una anziani, suore. Boy Scout, famiglie, sindacalisti, c'era di tutto, insomma. Allora, mia madre, quando ha saputo che avrei partecipato alla manifestazione, penso che abbia detto Rosario non lo so quante volte, era preoccupatissima proprio per questo, perché molta gente associa alle piazze la violenza. E io gli ho detto, mamma, guarda, saranno tutte persone pacifiche. E le ho detto, ma se c'è cosa, qual è il tuo... Cosa provo io? Cosa provi te per quello che è accaduto? Vergogna, sdegno, dolore... sgomento. Però non sei salita sul palco, o non so se all'epoca eri già non c'ero. Ah, ecco. Non c'ero. Ma ti è mai capitato di andare alle manifestazioni, alle ricorrenze del G8, salire sul palco e dire io mi vergogno dei miei colleghi, di quel che hanno fatto? No, però l'ho detto. No, alle manifestazioni non sono mai salita perché non mi conosceva nessuno, nessuno mi ha invitato. Però un poliziotto magari ti avrebbero fatto parlare se avessi detto. No, perché non funziona così. Sui palchi ti devono invitare loro a salire. Se tu ti proponi non ti fanno salire, perché a tutte le manifestazioni ci sono almeno un centinaio di persone, ho scoperto, che vogliono salire sui palchi. Io sono stata, fra virgolette, non lo so se era un destino, forse sì. Cioè, per me è nato tutto per caso. Io devo fare una piccola intervista con Bio Blu, insomma. Invece poi sono finita sul palco, quindi perché ho scritto un libro con loro, ecco, per quello sono finita là, ecco. Però è ovvio che io provo vergogna per quello che è successo, certo. Da piccola cosa che volevi fare? La scrittrice, raccontare storie, sì. Da quando ho 7 anni che mi piace parlare, ma soprattutto raccontare storie. Quindi chiunque venisse, o poesie o storie, oppure costringevo chi veniva a casa. Sì, è la narrativa, c'è la differenza. Sì, però forse le mie poesie erano più storie che poesie, non te lo so dire, però mi piacciono entrambi. E mi piaceva questa idea. Che genere di letteratura, di che genere narrativa? Beh, mi piace tutta. Amo molto quella... Non mi piacciono le etichette. Quindi siccome non mi piacciono le etichette, non ho un genere di riferimento. Quindi se io ti dicessi che mi sono creata per me un genere a parte, è proprio perché non mi piacciono le etichette. Però fatto il fantasy, di che cosa? Però il fantasy è il genere che, diciamo, che mi si avvicina di più come stile. E quando venivano a casa appunto agli amici di qualunque età fossero, dicevo, puoi fare questa parte tu puoi fare questa parte, io ti racconto una storia, cioè, mi piaceva proprio anche vedere la mia storia che prendeva vita nel soggiorno di casa mia. Quindi poi ho deviato da questo il fantasy sogno. Uno dei generi, diciamo sottogeneri del fantasy è i racconti distopici. Sì. Ecco, noi siamo dentro un racconto distopico. Il 2021 è il mondo distopico, sì, pensato da tante persone? Sì, per me sì. Assolutamente sì. Infatti io non parlo mai del famoso, no, 1984 di Orwell, oppure del mondo nuovo di Huxley, proprio per questo, perché se ne parla fin troppo e io penso che noi lo stiamo quasi superando, perché sembra, noi abbiamo una parvenza di normalità che ci viene data dai media, però dietro questa parvenza di normalità che cosa c'è? Se tu scavi, c'è anche la censura. Io non avevo mai pensato che anch'io sarei potuta finire vittima di censura, ma io stessa sono stata censurata, ma non dal 25 settembre, il 25 settembre si sono scatenati, ma già prima, quando ero nessuno. Sì, mi conoscevano, per carità, non ero proprio sconosciutissima, ma un pubblico microscopico, no? Parliamo di 1000 followers, cioè cosa sono? Niente. Eppure già lì io l'11 agosto uscii con un post, perché non ce la facevo più, ne avevo già fatti tanti altri prima dove sponsorizzavo l'informazione libera, parlavo, dicevo non è giusto questo, non è giusto, però più di tanto non mi succedeva niente. Invece l'11 agosto ho fatto un bel post lungo dove proprio mi sono espressa contro il Green Pass, poi ne ho fatto un altro tra l'altro per il famoso Green Pass nelle mense delle forze dell'ordine, perché io davo soluzioni, cioè dicevo facciamo questo, ma nessuno mi filava. E sono stata censurata, quindi sono stata chiusa 3 volte da Facebook, bloccata, e ho aperto un canale Telegram dove, con mio immenso stupore, effettivamente c'è libertà, nel senso che nessuno mi censura, nessuno mi blocca. Però questa cosa ti tocca, cioè quando Orwell parla della psicopolizia, tu vedi quello che sta accadendo, quello che è accaduto, no?
Perché io ho sentito le dichiarazioni del ministro su quello che è accaduto il lunedì 18 ottobre a Trieste, ma è gravissimo quello che è accaduto il 18 ottobre a Trieste. Io come faccio a indossare una divisa e a non dire niente? Cioè, quando un manifestante viene picchiato, per me la mia divisa viene disonorata. La polizia in cui io ho scelto di entrare, perché ho scelto di entrare in polizia, io facevo l'avvocato e guadagnavo anche molto di più, per amore dell'istituzione, per amore di questo lavoro, rappresenta altro. Cioè, i poliziotti per bene esistono, non è che ci sono solo io, solo che ovviamente vedendo tutto quello che sta capitando a me, punirne uno per educarne 100, chiaramente non parlano. Io non so se avranno mai il coraggio di esporsi, perché ci vuole un po' di spalle larghe per sopportare quello che io sto vivendo, non è facile, perché comunque ti senti tradita dalle persone che tu consideravi la tua famiglia. Cioè, il tuo capo al quale tu hai fatto tanti lavori, che magari, cioè, in tutti gli ambienti gerarchici i capi fanno carriera grazie a chi sta sotto, grazie a chi lavora, è un lavoro di squadra. Il poliziotto da solo non fa niente, io da sola non avrei concluso niente. Puoi avere un'idea geniale, ma se poi non hai i poliziotti che materialmente fanno quello che tu dici di fare, che fai? Cioè, da soli non si va da nessuna parte. Quindi voglio dire, vedere chi fino al giorno prima ti portava in trionfo l'immagine della polizia, sei così, sei colà, perché tu lavoravi bene, loro facevano carriera, e oggi sei un nemico pubblico, una terrorista, e tutti spendono parole di odio nei tuoi confronti, addirittura pare che ci sia un editto bulgaro nei miei confronti e io non posso più parlare in nessuna televisione, sono così pericolosa. Questo mi fa onore, il mio ego è cresciuto, però mi ha sconvolto questa cosa. Cioè, addirittura chiamare le trasmissioni dove io dovevo andare in onda dicendo che non potevo andare in onda. Ma anche tutto questo, quello che mi sta accadendo, io non ho violato nessuna norma, cioè è gravissimo per questo, a prescindere dal fatto che io rifarei quello che ho fatto. E a questo punto, anziché parlare 10 minuti, parlerei 20, ti dico la verità, perché a quel punto direi proprio tutto. Ma alla luce anche di quello che hai detto, diciamo, di questa sorta di ottimismo per cui alla fine il bene prevale sempre, andrà tutto bene? Ah, io sono sicura al 100% che andrà tutto bene. Aspettiamo il 2022, ci credo tantissimo. Io nel mio piccolo faccio 3.000 cose, infatti sono totalmente esaurita, forse dalla velocità con cui parlo si intuisce. Perché c'è mio marito che deve prendere appuntamento per parlare con me. Fate un santo, meno male che c'è. Grazie mille. Grazie a te. Allora, spero che anche questa intervista vi abbia appassionato, insomma, è un personaggio sicuramente non comune. e se vi è piaciuto quello che avete visto e se pensate che il nostro lavoro sia necessario, essendo noi indipendenti, per favore seguite il suggerimento che vi è stato fatto nel corso di questa intervista. C'era un IBAN che scorreva sotto di noi nello schermo, e per favore inviateci il vostro sostegno, perché senza di questo sparirà semplicemente una delle tante voci che cerca di raccontare la realtà in maniera differente. Grazie mille e buonanotte a tutti quanti.